Ma salve a tutti ragazzi, come Nemo. Finalmente è uscita la patch 30.30 che va ad aggiungere un sacco di collaborazioni, compresa la collaborazione con Fall Guys. L'unico modo per giocare a Fall Guys è quello di creare un progetto in creativa e impostare un'isola di Fall Guys. E adesso vi mostro come poter giocare con questi fagiolini di Fall Guys. Adesso ha avviato la creativa e ci ha messo già di default con il nostro fagiolino di Fall Guys. Se andiamo qua dobbiamo fare creare una mappa. Abbiamo isole iniziali, isole modello, isole Lego e finalmente anche l'opzione Fall Guys. Adesso andiamo a mettere un'isola a caso, adesso andrò a mettere questa. Andiamo a chiamare con un nome casuale, tanto poi la andrò a eliminare. Dobbiamo aspettare un attimo che carichi il rift per entrare nella modalità. Eccolo qua, entriamo nel rift e come potete vedere adesso siamo sulla nostra isola, che ovviamente è vuota perché dobbiamo iniziare noi a costruire con il nostro fagiolino di Fall Guys. Ovviamente possiamo anche volare, questa cosa è molto strana. Se andiamo su Y ovviamente possiamo andare a prendere tutti i vari oggetti, eccoli qua. E qua come vedete abbiamo tutti i diversi oggetti che possiamo usare per creare le mappe. Ovviamente ci sarà anche un evento in Battle Royale dove probabilmente entrando in un rift ci teletrasporterà in un percorso di Fall Guys e facendo delle missioni potremo sbloccare alcuni cosmetici gratis. Comunque ragazzi, vi informo che questo pomeriggio sarò in live verso le 3 alle 15 come al solito e andremo a provare un po' Fall Guys e tutte le varie aggiunte di questo aggiornamento. Va bene, ciao ragazzi, vi aspetto in live!